quando... Che è? Ho una pennetta. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì. Allora, per iniziare vi invito a fare due cose. Iscrivetevi al canale con la campanellina, è tutto gratuito, non si paga niente, ok? Poi ditemi nei commenti sotto su cosa ne pensate per quello che starò per dire. Perché io in realtà mi ero preparato un'altra cosa, volevo fare un altro video, più sportivo, mi ero preparato. Però sono cambiati gli eventi, ieri è successo quello che abbiamo tutti visto, che a volte ritornano, a volte ricompaiono, anche se bisogna dire la verità, se sia vero che se ne siano andati. Perché qui mi viene il dubbio. Allora, mi trovo in difficoltà a fare questo video, perché sono cose ormai passate e non mi piace ripangarle, perché è andata come è andata. Allora, prima di tutto, due cose, due punti. Primo, giù le mani dalla cimera. Giù le mani. Non bazzardate a rimettere in mezzo il nostro nome e il nostro club per le vostre colpe. Seconda cosa, questa pennetta qui, sapete che dovete farvene? Soprattutto te e chi ti ha invitato, chi ti ha fatto andare in quella riunione, eh? Nel culo, questa ve la dovete mettere nel culo con tutti i dati dentro, ok? E stamparveli bene dentro. Comunque, allora, a parte era l'occasione per forze dell'ordine di entrare dentro, c'era anche lui, così arrestavano tutti per bene, tutti in un colpo solo, e andavano tutti dentro e buttavano le chiavi, così vedrai che... Una volta imparano, metteli dentro, poi la prossima volta ci ripensano, tanto noi qui in Italia si fa tutto, leggi contro leggi, ma tanto poi le vedete che esempio danno, come anche politici, corrotti, ruba soldi e tutto, rovina famiglie e le vedete che continuano a stare a piede libero e poi come se nulla fosse addirittura si permettono anche di parlare, di aprire bocca. Quello che è successo ieri è un fatto grave. Ora io, a me... Io ho una squadra, anche con tutte le antipatie che possa avere per una squadra come la Juventus, però è sempre una squadra che per il calcio italiano è una delle elite del calcio italiano, giusto? Ma perché il senso di richiamare questo soggetto, che non voglio neanche nominare, richiamare questo soggetto a dire cosa? A dire cosa? Cosa? E chi ci... Ma poi che cosa cazzo c'entra con quello che è successo ora, in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni? E poi, e un'altra cosa, quella pennetta, la pennetta, è spuntata ora, solo ora la pennetta, perché nel 2006 non la potevi tirare fuori, 2006, 2007, 2008, quando che poi sarà continuata anche dopo, con tutte le pennette, questa non ce l'avevi? Cioè ora, perché? Perché io lo so come mai, perché siccome per discolparsi e distrarre l'attenzione della massa mediatica, vanno a cercare le altre squadre. E allora lui ha trovato la pennetta e porta la pennetta con tutte le registrazioni che c'era di Carraro. Allora, noi si è pagato. Gli altri hanno pagato. Voi avete fatto più sudice di tutti, perché avete fatto più sudice come l'avete fatto ora, perché avete avuto una ricapitalizzazione di 700 milioni di euro e siete andati a perderne, avete avuto un buco di 250-260. E allora per queste cose qui, per tutti i cose che avete, per tutti i bilanci che avete truccato, e magari anche con le iscrizioni fasulle a campionati, per colpa di questo buco e di non riuscire a ripianare, andate a rompere il cazzo all'altro che non c'entrano niente di tutto questo. Poi se parliamo delle plusvalenze, io sono d'accordo, le plusvalenze tanto le fanno tutti. Guardate in Lega Pro, in Serie D, in Serie B, in Serie A, le fanno in Europa, le fanno tutti. Ma quella non è la cosa principale. Lui si sta parlando di fare delle iscrizioni a campionati, partecipare a dei campionati con bilanci truccati. Cioè, e di voi voglio che mi spiegate, il senso è che questo qui, questo soggetto qui, che ancora parla, ancora va in giro, ancora non vedono le trasmissioni, uno come l'ha fatto, perché io lo so, perché io ne conosco due che giocavano, che l'hanno avuto come direttore sportivo, ne ho avuti due, ne conosco due, e mi hanno raccontati di tutti i colori, e questo soggetto qui è un criminale del calcio. Sarà anche uno competente del calcio, ma è anche un criminale. È un pezzo di merda del calcio questo. Questa è la gente che fa male il calcio, che lo rovina, che deve sparire. È stato fatto fuori dai vertici di allora vostri, come sono stati fatti fuori ora i vertici, sempre dentro all'interno di voi, sempre per lotte intestine che avete voi, che avete voi, ora tirate fuori il nome della Roma, Lazio,
Milan poi soprattutto con Carraro perché ci dovevano favorire. Di cosa? Ma di cosa? Ma dopo il gol di Montari che vi ha rilanciato dopo l'anno in Serie B, che vi ha permesso di vincere il campionato, di cosa favorite in questi anni? Ma di cosa? Dove? 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 E poi comunque fermo restando che sono cose passate, per me qui queste erano chiuse e abbandonate, quello che è successo, certe cose le continuano a fare tutti, perché si sa, però per quelle cose che avete fatto voi, falsi in bilanci, iscrizioni truccate, ancora avete finito di pagare Locatelli e Chiesa, Vlahovic dicono che è stato pagato, ma gli altri? Cioè, allora, noi abbiamo pagato a nostro tempo, abbiamo pagato anche con la UEFA, perché poi se vi sta dietro alla UEFA, perché li avete rotto coglioni con la Superlega, non è colpa di nessuno. Siete voi che siete una merda e vi strizza il culo. E allora, noi abbiamo anche pagato però, con la UEFA, per il fair play finanziario, perché se no andiamo contro a sanzioni, a multe. Allora si è abbandonato un anno l'Europa, anche se era l'Europa League, per permetterci di risanare la penalità, e a partire con un progetto. Voi non avete fatto niente di tutto questo, avete speso soldi su soldi per giocatori che poi si sono rivelati, giocatori che non vi hanno fatto vincere se non dei scudetti, che non vi hanno fatto falsare di qualità e oltretutto ancora con acquisti a parametri zero giocatori senza avere una progettualità futura. Cosa che adesso avete con Miretti, Fagioli, Lingsang, voglio vedere che cazzo combinate, ma non venite a rompere coglioni a noi. Non dovete venire a rompere il cazzo a noi con queste pennette, queste chiavette USB, ve le dovete infilare nel culo. Perché quello che avete fatto, anche in questi ultimi 2 anni, 3, non è di certo colpa nostra. Ok? E quello lì, questa è l'Italia. È l'Italia. Un soggetto in quel modo che si ripresenta a parlare, a difendere quelli che lo hanno fatto fuori, perché lui per il famoso vertice, scalata al vertice dentro la Juve. Ricordate come è iniziato Calciopoli? Ecco. E la Juve lì non fece niente per difendersi, perché voleva fare quello e non si oppose. E ora fanno ripresentare questo con questa pennetta lì al microfono. Ma che cazzo c'ha da dire? Ma che cazzo ci deve dire? Giù le mani, giù le mani, giù le mani da questa, giù le mani. Non venite a rompere, a bacca il cazzo ora con questi discorsi, con queste cose. Vi dovete solo vergognare perché siete stati buoni a sputtanarvi tutto e a fare figure di merda su figure di merda. Vergogna. E questo vi volevo fare un altro video, ma dopo quello che è successo ieri è toccato fare questo. E mi dispiace. Mi dispiace. Giù le mani da noi, pensate per voi, zitti, se dovete pagare, pagate, se dovete andare al gabbio, andate al gabbio, zitti e basta. Non andate a rompere il cazzo alle altre squadre. Capito? Perché siete sempre soliti, sempre, sempre, sempre. Vi devono radiare, dovete iniziare vi devono iniziare a chiamare Piemonte Calcio. Allora cambiate proprietà, cambiate nome, forse, forse qualcosa cambierete. Qualcosa, ma ce l'avete nel DNA, proprio sì.